oggi e siamo nello studio dentistico di dottor Lalingi. Ma vediamo questo studio, diciamo, questo ambiente sterile, questo ambiente disinfettato con il cloroformio. Ma andiamo a vedere questa manino fatata, questa mano, questo dito, diciamo, vedete, nel naso, in bocca, gli hanno filato dappertutto. Ricordiamo che il dottor Lalingi è famoso per la sua, diciamo, igiene sia strumentale degli strumenti che personale. Vedete con che classe tiene le pinzette in mano, queste classiche pinzette da dentista odontoiatra odontotec. E questo illuminato dentista ha fatto la scelta di lavorare senza guanti per sentire più il contatto, diciamo, con i pazienti, con i clienti. Vedete che classe, non c'è dolore, non c'è infiammazione osso. Vedete che classe, ma andiamo a vedere, vedete come sta, diciamo, riavvitando questo dente. Ma adesso, cosa molto importante, la pulizia dei denti osso. Ma guardiamo con quanta manualità e destrezza e anche, diciamo, igiene questo ragazzo sta, diciamo, levando la carie, il baho, il dente baho a mano con questa lima. Il sorriso di questo grande illuminato tranquillizza anche il paziente, che sembra non sentir dolore. Ma adesso andiamo a disinfettargliene. Ricordiamo che lui è di molto noto per la cura degli strumenti. Infatti vedete che sta dando una risciacquata alla strumentazione nell'acqua del Darno. Ma vedete il dottore a piedi nudi, perché questo è un ambiente sterile, che tu ci vieni nudo apposta per non portare, diciamo, contaminazione dal mondo esterno. Vedete questo studio del grandissimo dottore illuminato odontotecnico odontoiatra a Ringoiatra, a Rotino. Ma vedete con queste manine pulite, risciacquate, saponate e poi risciacquate, questo dottore con quale classe, con quale dimestichezza gliene va a ripornene, diciamo, il dente a nessuno, diciamo. Ora io sto parlando di parole, diciamo, tecniche, se non mi capite, queste sono parole, diciamo, da dottore. Vedete il labbrino, così, vedete che classe, ragazzi, che classe. Ma andiamo a vedere questa ricostruzione dentale. Vedete con questo bisturi, con questa cutella, diciamo, sterilizzata, gli va a levare il carcare, diciamo. Vedete quanto carcare gli aveva questo qui nell'arcata posteriore anteriore destra. Ma andiamo avanti con questa ricostruzione dentaria. Vedete come ne va a ricostruirne? Vedete che classe, che precisione. D'altronde bisogna sapere per fare questi lavori. Di molti dentisti gli hanno dei macellai, lui invece gli è, diciamo, un grandissimo illuminato. Siamo alla fine della ricostruzione, ma vedete che denti uguali, precisi, spicci e afios. Ma vediamo il dottore, questo giovane illuminato, con questo sorriso soddisfatto del proprio lavoro. Il paziente potrà tornare a sorridere come un tempo.